Perché comunque la Pasqua è pace, no? Quindi proprio per essere più vicini al richiedere la pace, comunque al vero sentimento di questa cosa, noi diciamo sempre che il capezzale di un malato ha la stessa grandezza di un altare. Quindi bisogna andare, se non si vuole andare in chiesa o quando si va a visitare un malato, a trovare un malato, è come se stesse pregando direttamente con Dio. È una conversazione intima che si fa proprio con Dio. Io sono Antonio Alvaro, sono il papà di Natale e Chiara. La prima cosa di speciale che hanno questi ragazzi è la loro presenza. La loro presenza per noi è una cornice, è la cornice della nostra vita, nel senso che comunque tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi pensiamo e realizziamo, lo facciamo tutto in virtù della loro vita e di come deve progredire, per come pensiamo sia il meglio. La parola caregiver, detta così per i non addetti ai lavori, sembra quasi quasi che siamo un'istituzione, no? Qualcosa di astratto. Il caregiver è un familiare, sono dei familiari che si prendono cura di questi bambini, sono dei familiari spaventati, sono dei familiari terrorizzati, sono dei. Siamo l'ombra di chi soffre, di chi è allettato, di chi. Questo è il caregiver, che negli anni, prima da persona che si prende cura, che comunque per potersi prendere cura di un certo tipo di malato, no? Quei cosiddetti gravissimi, hanno bisogno di avere un'assistenza H24. Se deve essere il caregiver a prendersi cura di questi ragazzi, di queste persone, deve fare delle rinunce nella vita. Almeno per noi credenti, no? La rinuncia è, sì, è vero, è un sacrificio, ma è anche è un segno di qualcosa riusciamo a dare vita, riusciamo a dare alle persone in difficoltà, a dare sostegno, a lenire quelle che sono le difficoltà e i dolori che fisicamente e moralmente vivono tutti i giorni. Quindi noi rinunciamo alla nostra vita sociale, noi rinunciamo al lavoro, rinunciamo e dobbiamo far quadrare anche i conti perché comunque oggi non lavorare e portare avanti una famiglia non è facile. Poi se ci sono due ragazze disabili ancora la cosa diventa ancora più estrema. Ecco, se le dico rinuncia uguale amore, lei che cosa mi risponde? Sì, possiamo anche invertire e dire subito la parola amore. E poi non è più una rinuncia se la trasformiamo. Se parliamo delle cose materiali, abbiamo dovuto rinunciare quasi a tutto. Per noi siamo dedicati ai figli H24, e soprattutto Natale, che diciamo che è la posizione più grave. E Natale non solo ha bisogno di assistenza fisica, ma ha bisogno di sorveglianza, ha bisogno. E Chiara ancora va in giro per i viaggi della speranza. Natale le abbiamo un po' attenuati perché comunque bisogna solo gestirlo. E infatti Chiara adesso si trova ricoverata al Bambino Gesù, e sono quasi un mese che è là. E mia moglie si spende dietro Chiara, io dietro Natale, insomma, poi c'è l'altro figlio Rocco, che comunque è indipendente, che ci dà una mano, ma anche lui. E deve cercare di impiantare anche la vita per avere un futuro. Lui sta studiando, sta facendo l'università, quindi cerchiamo di sottrargli il meno tempo possibile, anche se lui, diciamo, non ha bisogno di queste nostre, diciamo, particolari attenzioni, perché comunque lui si dedica a noi e ai suoi fratelli con dedizione. Parlare alle persone e dire come si devono comportare non è facile. Perché comunque ognuno di noi, la reazione che abbiamo sono reazioni soggettive, e quindi il colpo lo accusiamo tutti. Poi c'è chi riesce a reagire in un modo e chi riesce a reagire in un altro. Io dico solo di
di tenersi stretti alla fede, di credere in qualcosa per poter recuperare quelle energie che servono poi per dare aiuto e dare forza a chi veramente ne ha bisogno, che sono i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri cari. Decidere col senno di poi non fa parte della mia indole, e quindi non cambierei, nonostante le difficoltà, i dolori, i sacrifici che noi abbiamo trascorso, stiamo trascorrendo, e quelli che sicuramente saranno per il futuro, non cambierei una virgola della mia vita. È lodevole tutto quello che fa la politica, no? Perché io sento parlare tutti i giorni di caregiver, di normative, di leggi per tutela del caregiver, ma di fatto chi vive queste giornate, chi vive le giornate del caregiver, come ci definiscono, non è quello che tu senti alla televisione oppure quello che leggi sui giornali, ma è quello che ti arriva. Se a me non arriva nulla di tutto quello che sento, per me è solo fumo, no? Quindi io mi dedico, perdo poco tempo dietro queste cose, le energie le spendo per i miei figli, per la mia famiglia, siamo riusciti anche a creare anche un'associazione di volontariato, mi permetto di fare un piccolo inciso, che ci dà la possibilità di dedicarci anche alle altre persone in difficoltà. Volevo solo dire una cosa proprio sulla questione del caregiver, dell'assistenza familiare, perché bisogna sapere una cosa, che se cade un caregiver ha l'effetto domino. Dietro al caregiver cadono tutti, a partire dai malati, dagli altri familiari che hanno un po' l'aspettativa, diciamo, che si appoggiano su una figura ben definita, e ci sarà e il crollo, è davvero, proprio nel vero senso della parola, ci sarà un crollo e oggi c'è stato su l'associazione AISLA, praticamente, che davvero sono un'istituzione a livello nazionale, che sono molto più attenti, diciamo, di noi del legislatore, sono riusciti ad ottenere vecchi fondi che erano fermi in regione per cercare di creare un corso di aggiornamento per delle persone normali, che viene definito come assistente familiare, che potrebbe essere un supporto o qualcosa di similare al caregiver, diciamo, no? Al familiare che si prende cura di... poi viene rilasciato un attestato, e comunque può essere anche uno sbocco lavorativo questa figura di assistente familiare. Stanno girando sui social anche i bandi, il bando, il sito per poter accedere, e comunque mi sento di dire alle persone che sono interessate, che si vogliono avvicinare a questo mondo, comunque di prendere visione di questa cosa e di cercare di trasformare quella che è la realtà pure. Voglio davvero dire alle persone di avvicinarsi di più alla gente sofferente, alle persone sofferenti, a prescindere se è un malato, se è a casa mia o è a casa o in ospedale, perché ci sono delle persone che sono davvero prive di ogni qualsiasi sostegno morale e affettivo. Quindi chi ha del tempo da dedicare, magari una passeggiata in meno sul corso, magari una visita in ospedale non guasterebbe. Questo voglio condividere con le persone che ci ascoltano.